È una corsa disperata contro il tempo, quella per evitare la restituzione delle tasse da parte delle imprese. Il vicepresidente della giunta regionale, per questo Giovanni Lolli, ha convocato per domani un vertice a Palazzo Silone per definire le azioni di mobilitazione istituzionale, giuridica e politica necessarie a contrastare le attività già avviate dal commissario straordinario Margherita Calabrò, incaricata del recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali. A circa 350 persone giuridiche, di fatto, è stato notificato l'avvio del procedimento di recupero di tributi e contributi sospesi a seguito del sisma dell'aprile 2009 per le somme eccedenti il de minimis e non legati al danno effettivamente patito dai beneficiari. Parliamo di un totale lordo stimato che supera i 100 milioni di euro, anche se le somme effettivamente esigibili saranno inferiori rispetto alla stima, considerato che andranno scorporati i danni effettivamente subiti. L'esecutivo UE si espresse nell'agosto 2015, sancendo che le agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto in Abruzzo hanno costituito aiuto di Stato non notificato e soprattutto che l'importo delle compensazioni non è stato limitato ai danni effettivamente subiti dal beneficiario. I regimi in questione non stabiliscono alcun nesso tra l'aiuto e i danni subiti, di conseguenza hanno portato beneficio non soltanto a imprese effettivamente danneggiate, ma a tutte le imprese aventi sede legale o operativa nelle aree dichiarate disastrate dalle autorità italiane. La decisione richiedeva un'applicazione immediata anche per quanto concerne il recupero degli aiuti concessi. 3 anni dopo c'è stata però l'accelerazione, con le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni, a far fede alla data della ricezione della comunicazione, sono chiamate a presentare. 30 giorni per produrre tutta la documentazione richiesta, poi la commissaria inizierà la riscossione delle somme dovute, a meno che non si riesca a congelare questo provvedimento come vogliono le istituzioni. La politica per questo si è mossa e anche a livello nazionale. Si sono mossi anche i leader. Commentando la notizia del recupero dei tributi, Salvini ha rilanciato il suo slogan «Mai più schiavi di questa Europa, prima gli italiani». Anche Fratelli d'Italia, a fianco dei cittadini aquilani e del sindaco Pierluigi Biondi, bersaglio di un'ignobile richiesta del governo PD, ha detto Giorgia Meloni, pronta a scendere in piazza con gli aquilani.